Ciao Alessandro Lulli, benvenuti in un nuovo video calcistico di oggi, 23 settembre 2024. Notizie mega calcistiche. Friedenich, esonerare De Rossi, scelta difficilissima. Everton e Roma, obiettivo sinergia. Lungo comunicato della proprietà giallorossa firmato Dan e Ryan Friedkin. Il calcio è apprezzato a livello globale per la sua bellezza unica. Ogni partita è piena di passione, emozioni e imprevedibilità ed è per questo che lo amiamo. Ma oltre ai risultati sul campo, la nostra responsabilità come proprietari del club è prendere decisioni importanti che riteniamo essere nel migliore interesse della Roma, anche quando sono estremamente difficili. La campagna acquisti estiva ha segnato l'inizio di un progetto strategico pluriennale, pensato per riportare la Roma ai vertici del calcio europeo. Lo sviluppo di un nuovo stadio, elemento chiave di questa visione, è già in atto e rende omaggio alla ricca storia del club. Ci teniamo a dire questo, nutriamo un profondo rispetto per Daniele De Rossi, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l'abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione. Rimaniamo investitori attivi nel settore sportivo, amiamo il bel calcio, l'eventuale acquisizione dell'Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli. Il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo. A voi tifosi straordinari riconosciamo la grande responsabilità che ci è affidata per guidare questo storico club. La vostra fedeltà costante è la nostra forza mentre continuiamo a lavorare per il futuro. Apprezziamo le vostre opinioni e vogliamo assicurarvi che le ascoltiamo. Siete l'anima della società e il nostro obiettivo è quello di renderci orgogliosi. Forza Roma, Dan e Ryan Fredkin. Altra notizia. Napoli davanti a Juve, Inter e Milan, con Conte scudetto possibile. La quinta giornata di campionato in attesa di Atalanta-Como, che chiuderà il turno, vede una classifica che forse in pochi avrebbero immaginato ad agosto. Il Torino di Vanoli, grande sorpresa di questo avvio, occupa il primo posto in solitaria a 11 punti. Dietro ai Granata ci sono il Napoli di Antonio Conte, l'Udinese e la Juve. Per trovare le milanesi bisogna scendere al sesto posto che c'è l'Inter, al settimo che c'è il Milan. Tra le big dunque, quella a occupare il posto più in alto in classifica è il Napoli, con i suoi 10 punti raccolti finora. E avvolgendo il nastro, l'avvio per i partenopei era stato però traumatico, sia in campo che fuori. Alla prima giornata gli uomini di Conte venivano infatti battuti 3-0 in casa dal Verona e il mercato sembrava non decollare. Il tecnico più volte aveva definito incompleta la rosa a disposizione. Osimhen teneva bloccate tutte le possibili operazioni in entrata, soprattutto quella di Lukaku, oggetto dei desideri di Antonio Conte. Dalla seconda giornata in avanti, il vento in quel di Napoli però cambia decisamente. Il presidente De Laurentiis decide di investire nonostante Osimhen sia ancora un calciatore azzurro, e così il tecnico può finalmente abbracciare Big Rom. Ma non solo, arrivano anche Scott McTominay, David Neres e Billy Gilmour. La rosa sembra così finalmente completa e anche dal campo arrivano i tanti attesi risultati, dalle vittorie contro Bologna, Parma e Cagliari, fino al pareggio contro la Juve. Il Napoli segna in totale 9 reti, incassandone soltanto una. Sia la squadra che i tifosi tornano così a respirare grande entusiasmo e si torna a pensare che il Napoli possa lottare per qualcosa di grosso. La mancata partecipazione alle coppe di certo non positiva per un club come quello partenopeo potrebbe presto trasformarsi in un importante alleato da qui alla fine della stagione e qualche piccolo segnale in questa direzione sembra già vedersi. Banalmente, ma neanche così tanto, gli uomini di Conte hanno sempre una settimana piena per poter recuperare e lavorare sul prossimo impegno di campionato, un lusso che Inter, Juve e Milan non hanno.
dovendo competere in Champions League. Conciliare due competizioni non è semplice, l'Inter sembrerebbe essere il caso più eclatante. Conscia di poter lottare fino alla fine in Europa, potrebbe investire più energie in Champions che in Serie A, e le ultime partite sembrano esserne la prova. Grande prestazione con qualche rimpianto al Manchester contro il City di Guardiola, e in campionato prima un pareggio contro gli Extremis contro il Monza, e poi la sconfitta nella cittadina contro il Milan. La Juventus, dopo i 6 gol contro Como e Verona nelle prime due gare di campionato, non ha più segnato e ha collezionato 3-0-0 consecutivi, facendo tornare al centro delle discussioni l'attacco guidato da Dusan Vlahovic. I rossoneri sono ancora un cantiere a cielo aperto e per loro forse il campionato inizia ora, dopo la vittoria contro i cugini. Anche il calendario da qui a fine ottobre potrebbe dare una grossa mano a Napoli per lanciarsi sempre più in alto in classifica e mettere da parte una buona dose di fiducia e soprattutto di punti. Conte e i suoi calciatori dovranno infatti affrontare Monza, Como, Empoli e Lecce, e di certo l'obiettivo sarà uno solo: uscire da queste quattro sfide con il bottino pieno per presentarsi al meglio le sfide successive. Infatti da Halloween in avanti il Napoli scoprirà per cosa potrà lottare, e a dirlo saranno le sfide contro Milan, Atalanta, Inter e Roma. Tra le tre grandi, quella con il calendario peggiore sembra essere proprio l'Inter di Inzaghi. Nelle prossime quattro di campionato tra vedrà con Udinese, Torino, Roma e Juve, di mezzo anche due partite in più contro Stella Rossa e Young Boys. Un po' meno difficili ma comunque insidiose le sfide che attendono Juve e Milan, che però hanno pur sempre due impegni di Champions League da tenere in considerazione. Altra notizia: Juve, Douglas Luiz flop del mercato, col Genova prova d'appello. Nella Juve, che sta iniziando a mostrare il fianco alle prime critiche di chi si è illuso che mandando via Allegri ogni problema sarebbe stato risolto, è già tempo di primi casi, perché se Vlahovic continua a essere quello visto anche l'anno scorso, il nome attorno a cui sono sorti più grandi dubbi è quello di Douglas Luiz, etichettato dagli esperti di calcio internazionale come grande colpo. Il brasiliano è costato ai bianconeri la bellezza di 50 milioni di euro, tra cash, a metà solo se si considerano anche i cartellini di Iling Junior e Barren Cea, poi subito spediti in prestito dall'Aston Villa, rispettivamente al Bologna e al Valencia. Ciò questo fa pensare che l'operazione sia stata fatta quasi più per ragioni economiche che tecniche da entrambe le parti. Douglas Luiz era arrivato a Torino per velocizzare il gioco e aumentare la pericolosità in attacco della Juve, ma finora di tutto questo si è visto poco o nulla. Serve pazienza, sia chiaro, per un giocatore arrivato in un calcio diverso da quello della Premier League, però è indubbio che da lui tutti si aspettassero molto di più, compreso Thiago Motta, che infatti lo sta tenendo ai margini del suo progetto. Finora il nazionale verde-oro ha collezionato 5 presenze in 6 partite tra campionato e Champions League, pur di più per un totale di soli 137 minuti sui 540 potenzialmente a disposizione. Contro il Napoli nemmeno ha visto il campo. Alla Continassa continuano a essere fiduciosi sul suo inserimento e già sabato contro il Genova potrebbe arrivare la sua seconda partita da titolare, dopo quella con l'Empoli. Ma in settimana del 26 di Rio de Janeiro dovrà dimostrare con i fatti di meritarsi una maglia che finora ha indossato ben poco. Altra notizia: Inter o Actri, stato di proprietà fondamentale per competere con i top club europei. Lo stadio di proprietà è un assetto strategico per un club che voglia competere con i top club europei. Così senza giri di parole si è espresso oggi Alejandro Cano, Managing Director e Coid Europa per la strategia Global Opportunities del fondo statunitense OAC3, da giugno alla guida dell'Inter. Nel corso dell'evento Giornata dello Sport Italiano del Mondo, andato in scena a New York nello storico palazzo su Park Avenue, sede del Consolato Italiano. Tra i protagonisti dell'incontro, oltre al dirigente del fondo statunitense, proprietario del club nerazzurro, anche altri patron delle società di Serie A americani, compreso Jerry Cardinale, plenipotenziario del fondo Red Bird alla guida del Milan. Cano e l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani sono invece intervenuti direttamente da San Siro con il dirigente di OAC3, che ha chiarito la posizione dell'Inter in merito alla questione del nuovo stadio. Sappiamo che per competere con i top club europei uno stadio di proprietà è fondamentale, una volontà dichiarata che si scontra tuttavia con gli annosi problemi politico-burocratici che hanno sinora ritardato qualsiasi reale progetto di rifacimento di San Siro. Altra notizia: Napoli, Tegola Meré, fuori un mese.
Alex Meret è stata sottoposta ad esami strumentali presso il Pineta di Grandi Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado dal muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Questo recita il bollettino medico pubblicato dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale. Ma quali sono i tempi di recupero? Di solito per infortuni di questo genere vengono stimati circa 30 giorni. Pertanto Meret salterà sicuramente le gare col Palermo in Coppa Italia, Monza e Como. L'obiettivo potrebbe essere quello di rientrare dopo la sosta il 20 ottobre contro l'Empoli o per la gara successiva contro il Lecce. Ora, invece, vediamo qualche altra notizia sul Napoli. Enrico Fedele: Conte ha dimostrato di essere un bravo allenatore cambiando assetto. Cavara e Lukaku sono rimasti in albergo a Torino. Enrico Fedele parla a Marche Sport Live. A inizio stagione fece un appello tramite lettera aviata a Conte, il quale disse che il Napoli avrebbe potuto competere con l'Inter a patto di trovare equilibri diversi, ovvero con tre centrocampisti e quindi cambiando modulo. Del resto, il Napoli ha subito nelle prime quattro gare 48 tiri in porta, 12 tiri per ogni partita, soprattutto da squadre modeste. È evidente che non era possibile andare avanti così. Conti da ottimo allenatore a che bel registro. Ha detto che ha dovuto fare questa scelta perché abbonda di centrocampisti. Juve-Napoli mi ha ricordato Germania-Italia del 2006, ma a Napoli sono mancati Lukaku e Kvaratskhelia, sono praticamente rimasti in albergo. Di fronte inoltre c'era una Juve in cui non ci sono stati giocatori forti e c'è anche stata l'arroganza di Thiago Motta che ha schierato in quel modo la squadra. McTominay, la cosa più bella che ha fatto non è stato il tiro, ma il passaggio al volo per Politano. Si sono visti l'intelligenza e la tecnica del giocatore. Pensavo che avesse più qualità in difensiva, invece è uno che si propone. È chiaro che deve giocare nella squadra titolare. Secondo me, nei giocatori, la Juve è inferiore al Napoli con gli azzurri che si sono accontentati perché i giocatori di attacco non erano in giornata. Il Napoli da scudetto con questo modulo, nelle gare importanti, questi calciatori faranno la differenza. Dipenderà anche da questo. Occhio anche al Milan, che ha giocatori forti. La vittoria del derby non è un fuoco di paglia. Santa Croce, altra notizia. McTominay che esordio, un giocatore che ha numeri incredibili. La difesa a 4 mi ha convinto. Fabiano Santa Croce parla a Marche Sport Live. In questo campionato che si pronuncia equilibrato, il Napoli potrà decidere il ruolo di una squadra fastidiosa. Visti allenatori, giocatori, dirigenti in un paio di anni, punterà al massimo. Per forza di cosa, se non subito tra una stagione. Il Napoli invece su livelli bassi rispetto alle sue percentuali. Una volta ritrovato Lukaku, che ha potenzialità importanti, il peso verrà spostato completamente a favore degli azzurri. Il belga è forte, ma sta giocando ancora al 50%, limitandosi a un gran lavoro di sponda e posizionamento. È molto più completo di così e quando sarà meglio lo farà vedere. L'esordio di McTominay è stato notevole, è stato fenomenale. A me piace guardare tutti i particolari di un giocatore, questo ragazzo è fantastico. Spero che continui così, ma ho pochi dubbi. Fa sempre lo stop orientato in maniera giusta. Prima di toccare la palla, guarda 10.000 volte attorno per decidere quale sarà la tua giocata successiva. Un qualcosa che fanno solo i calciatori di altissimo livello, ma un'ottima qualità e si fa un'ottima qualità e si fa notare. Il Napoli poi con la difesa a 4 ha difeso molto bene, anche perché sia Di Lorenzo che Racchiamani secondo me si trovano meglio con questo sistema di gioco. Inoltre con questo modulo Conte sfrutta al meglio i centrocampisti a disposizione. Ok, questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per avermi seguito. C'è da Alessandro Rulli. Alla prossima e sempre Forza Napoli, sempre.